La maggioranza in comune a Como scricchiola. Nella seduta di ieri, un ordine del giorno promosso dalla minoranza è stato approvato grazie al voto favorevole di 4 consiglieri di maggioranza e all'astensione di un 5° consigliere, sempre di maggioranza. Una crepa all'interno dello schieramento che sostiene il sindaco Mario Lucini, il quale peraltro era intervenuto poco prima della votazione. Difficile, quindi, pensare che dietro l'esito del voto non vi sia un chiaro messaggio politico indirizzato al sindaco e all'amministrazione. L'ordine del giorno in questione era stato presentato dal consigliere di opposizione Marco Butti. L'esponente di Fratelli d'Italia chiedeva di impegnare sindaco e giunta ad adoperarsi per cercare tutte le soluzioni possibili per restituire il servizio notturno della polizia locale durante tutte le notti nell'arco della settimana. Il documento è passato grazie al voto favorevole della minoranza, ovviamente, e di 4 consiglieri della maggioranza, Gioacchino Favara e Raffaele Grieco del Partito Democratico, Luigi Nonessi e Celeste Grossi di Pacosel. 13 no e 14 sì. Fondamentale per l'approvazione della proposta della minoranza è stata l'astensione di un consigliere del PD, Vito De Feudis. In questa votazione, è il commento del consigliere Butti, sono emersi problemi e contraddizioni sia nel Partito Democratico sia nella maggioranza. Le scene isteriche di qualche consigliere ieri sera testimoniano l'assenza di serenità che caratterizza questa amministrazione.